Ciao, sono abbastanza distrutta, tra meno di un'ora devo andare a lavorare e la mia voglia è tantissima, però bisogna farlo. E, ho già mal di testa, adesso dovrò anche prendere qualcosa, mangio e poi prendo qualcosa perché sennò stasera arrivo che sono morta. Volevo parlarvi dei miei ultimi acquisti. Dopo aver fatto un ordine che avete già visto nei miei ultimi video, avevo deciso di lasciare un po' perdere, cioè nel senso, visto che poi venivano le feste, tutto di smettere un attimo, ma è sempre difficile perché poi la tentazione è tanta. Ho avuto la possibilità di fare il mio primo ordine Avon. Ero molto curiosa, devo dire. Oltre a vedere la pubblicità comunque in televisione, sentivo diverse ragazze su YouTube, sia ragazze che fanno le presentatrici che ragazze che hanno acquistato e si sono trovate molto bene, e quindi ho detto: bah, ho avuto la possibilità di ricevere il catalogo e ho dato un'occhiata. E devo dire che sono rimasta abbastanza stupita perché credevo che l'Avon facesse comunque solamente prodotti cosmetici. In realtà ho visto da catalogo che fa una caterba di roba, cioè vende tantissime altre cose, cioè prodotti, vabbè, sempre legati al corpo, ai capelli, profumi, poi c'è anche tutta una linea specifica uomo, e ci sono anche altre cose tipo dei gioielli, delle cose così. Io mi ero dato un budget molto limitato, nel senso che non volevo spendere più di 20 euro e ho preso 5 cose. Ho preso 5 cose, ho speso 21 euro, una roba del genere. Sì, sono andata oltre il mio budget, lo so, però ad esempio avevo, cioè comunque diciamo che ho preso sempre tutte le cose che erano in offerta. Una cosa non mi è ancora arrivata perché la mia amica che fa da tramite se l'è dimenticata, quindi intanto io vi faccio vedere le cose che ho comprato. E innanzitutto ho preso non le ho provate tutte, nel senso che mi sono arrivate neanche una settimana fa e non ho avuto il tempo di provarla, però ho iniziato così a guardarle e non è niente male. Io ho preso una matita nera che è Glimmer Stick Eyeliner Avon Blackest Black. Sì, vabbè, tanto non si vedrà niente. Che è quella che a me piacciono molto, che hanno la punta che entra ed esce fortunatamente. Io ho preso una matita nera perché se non sbaglio era in saldo, cioè non costava tanto. E perché tutte le matite nere che ho io sono, questo è il tratto, che è un bellissimo tratto nero. Cioè io mi sono resa conto che ho un sacco di matite occhi ma pochissime nere. Ho un moncherino di una matita di Calvin Klein che poi faccio una fatica allucinante a togliere e la uso, però è veramente un moncherino, cioè vi faccio vedere se la trovo. È veramente, cioè, me ne è rimasta tanta così. E quindi volevo prenderne un'altra, anche perché le altre che ho, ad esempio, ho questa di Catrice che però ha i brillantini. Cioè, io va bene tutto, ma non sempre, magari voglio il brillantino. E niente, quindi come primo impatto non mi dispiace affatto. Mi piace il fatto che sia automatica in questo modo, che così non devi neanche star lì a perdere tempo a temperarla e che ritorni giù, perché molte matite automatiche tu le giri, vanno in su e poi rimangono in su, magari ti sbagli e non riesci a farle tornare in giù. Poi ho preso quella che non mi è ancora arrivata, un'altra matita duo, ovvero da una parte dovrebbe essere nera e dall'altra viola. Vabbè, quando mi arriverà. Poi ho preso un mascara perché era in super offerta, e Color Trend Plump Out, che è questo, ha una confezione blu, ma il mascara è completamente nero. Ha un bello scovolino, bello lungo, non l'ho ancora provato, però non mi dispiace. Vedremo com'è.
Poi ho preso questo fantastico eyeliner che io ho già provato e già adoro. È nella colorazione Flashy Brown. E anche questo era nell'ultima pagina era sempre scontato, c'erano tre colorazioni. È un bronzo. Io mi sto trovando veramente molto bene con questi eyeliner in gel, un po' perché io non sono in grado, solo farvi vedere il colore, un po' perché non sono in grado di utilizzare l'eyeliner col pennellino. E poi perché io li utilizzo anche come base, ha dei riflessi, cioè molto luminoso, molto bello. L'ho utilizzato come base. E praticamente una pigmentazione veramente fantastica. Non l'ho ancora utilizzato come eyeliner, quindi non so, dai, ma come base mi sono trovata veramente bene. Poi a me piacciono molto queste colorazioni. L'ultima cosa che ho preso, adesso intanto mi sono pulita un po' la mano, è stato questo gloss. Read My Lips Color Trend, sempre, che è una confezione molto carina ed è un gloss, un semplice gloss rosa, molto molto bello. Io l'ho già provato. Ha anche una buona, è questo, ha una buonissima odorazione, non troppo forte, non troppo fastidiosa. E devo dire che è stata una bella scoperta. Ho già dato un'occhiata via internet al prossimo catalogo, cioè il catalogo quello che è adesso. E ho visto che ci sono delle belle offerte, quindi magari abbasso un po' la cifra, non so, adesso vediamo. Poi, altra cosa, altra follia. Qua mi sono sgridata da sola, ma non sono riuscita a cedere alla tentazione. Sono andata da Sephora perché mi era arrivato a casa il 15% di sconto. Allora ho detto: cavolo, ero a Milano, te ne approfitto, vado a vedere se c'è qualcosa. Io ero entrata da Sephora perché volevo comprare queste. Volevo comprare le famosissime nail patch. Queste sono quelle che hanno il ricamino tipo simil pizzo. Io ne volevo comprare proprio per le feste, per il Natale, quindi ho scelto questa apposta, questa fantasia apposta. Queste costano 9,90 euro, una cosa del genere, 9,50. Sono andata alla cassa con queste, basta, anche perché ho cercato, io non sono riuscita ad andare da Sephora, quella in centro, ma sono andata da Sephora nello store, quello che hanno aperto alla stazione centrale a Milano, che veramente è la mia morte. E niente, ho fatto un giro, ma non c'era nient'altro che mi affascinava così tanto da prendere, perché effettivamente c'è uno sconto del 15% che non ti capita praticamente mai, spenderlo su un prodotto che costa 9,50 euro, effettivamente mi sembrava abbastanza buttato via. Però vabbè, mi sono fatta forza, ho detto vado alla cassa. Naturalmente anche la ragazza lì alla cassa mi ha detto: ma sei sicura che vuoi utilizzare uno sconto del 15% su un prodotto di 9,50 euro? Ho detto: senti, io sono entrata praticamente con gli occhi chiusi, non farmi cadere alla tentazione. Invece ce l'ha fatta, perché io volevo prendere da secoli lei e finalmente me la sono accaparrata. No, mi viene da ridere perché veramente è stato un panico, cioè è stato un parto per me avere questa, perché tutte le volte che entravo da Sephora non c'era, era finita, sempre. Perché inizialmente me la voleva regalare il mio fidanzato, ha detto te la regalo io. Ho detto va bene, andiamo. Tutte le volte che andavamo da Sephora era finita, sempre. Allora alla fine avevo anche perso le speranze, avevo detto vabbè, cioè, sono sfigata, pace, cioè non so, cioè lasciamola lì, vuol dire che non era destino. E tra l'altro poi nella Sephora che ho qua a Piacenza non vendono la Urban Decay, ma me l'avrebbero spedita, cioè me l'avrebbero fatta arrivare da Milano e quindi avrei dovuto pagare in più. E alla fine io ci avevo un po' perso le speranze, avevo detto vabbè dai, vorrà dire che non vuole, non mi vuole.
arrivo lì, cioè ho il 15% di sconto, cavolo, me la porto a casa. Anche se niente, cioè io sono stra iper mega felice di avercela. Cioè, la conosciamo tutti, lo sappiamo tutti, tutti ne hanno parlato stra iper mega bene. E niente, cioè io sono... No, veramente, quando l'ho vista non sono poi stata sul treno praticamente 2 ore a guardarmela, a stare lì a fissarla. E niente, tanto sapete tutti com'è fatta, poi adesso uscirà anche la 2, che vedrò, magari ci potrà stare nel regalo di compleanno, vediamo se qualcuno ha voglia. Cioè, sono di quei colori veramente fantastici, io. Cioè, tanto lo sappiamo tutti, io non l'avevo ancora toccata, ma non ci sono parole per... I colori, basta, sono stra iper mega felice. Sono uscita con il sorriso così. E niente, questo era tutto. Ciao.